Siamo su Via Argiro, zona e strada del centro che potrebbe cambiare volto nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Ciò che è certo è che per Natale questa strada sarà totalmente destinata al passaggio dei pedoni, quindi diventerà integralmente zona pedonale. Però il progetto potrebbe non terminare qui e potrebbe essere prolungato e destinato a proseguire anche oltre. Infatti da tempo i centri commerciali, gli esercizi commerciali presenti su questa via richiedono a gran voce che possa essere appunto aumentata l'attenzione dei clienti su questa via, tant'è vero che portano loro a sostegno di questa tesi il fatto che addirittura gli esercizi commerciali sono maggiori su questa strada rispetto a Via Sparano, quindi vorrebbero una unificazione, una parità di trattamento rispetto agli esercizi commerciali presenti su Via Sparano. Il progetto quindi potrebbe prevedere sin dal 2012 anche un proseguire questo progetto natalizio della zona pedonale con l'eliminazione anche dei parcheggi, quindi in totale verrebbero eliminati circa 200 parcheggi su questa strada, sono circa 180, 70 dei quali erano destinati ad uso esclusivo dei residenti, parcheggi che verrebbero recuperati in parte dalla grande affluenza al parcheggio nuovo di Piazza Cesare Battisti e inoltre su Via Putignani e Corso Vittorio Emanuele. A lavoro il delegato alla mobilità Antonio De Caro, che sta appunto lavorando per appuntare un servizio migliore possibile riguardo a questa presunta zona pedonale, anche perché i nodi da sciogliere sono ancora molti, tra i quali c'è l'illuminazione che sembrerebbe ancora molto scarsa sulla zona e quindi dovrebbe essere incentivata proprio dai titolari degli esercizi commerciali, ma nello stesso tempo anche delle modalità per interrompere il traffico con delle fioriere atte a non far sedere le persone, quindi per evitare lo stazionamento a ridosso delle fioriere, quindi compagnie poco raccomandabili. Quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni cercheremo di capire qualcosa in più. Ciò che è certo è che comunque il Natale potrà vedere una passeggiata tranquilla su queste strade.